Buongiorno e ben ritrovati con una nuova pillola di Radio Veneto Agricoltura. Quest'oggi parleremo della seconda edizione della Fiera e Festival delle Foreste che si terrà a Longarone Fiere nei giorni, nel fine settimana dell'11, 12 e 13 settembre prossimo. Siamo in collegamento con il presidente di Longarone Fiere, il dottor Gianangelo Bellati. Grazie Gianangelo per essere nostro ospite oggi. E subito io ti chiedo perché è così attesa dagli operatori questo Festival delle Foreste di settembre. Allora, effettivamente è la seconda edizione, è un'edizione che ci teniamo molto perché è il primo evento importante che organizziamo dopo il dramma e l'emergenza sanitaria di Covid, quindi un po' anche siamo in ordine di partenza per una cosa, diciamo, che è un po' anche un test, no? Siamo anche curiosi di vedere la partecipazione degli operatori, delle imprese, ma anche dei cittadini. 11, 12 e 13 di settembre, quindi venerdì, sabato e domenica. Inizia venerdì alle ore 11, avremo un'inaugurazione, poi ci trasferiremo tutti sul Cansiglio per fare una tavola rotonda molto importante che riguarda il futuro dello sviluppo rurale, quindi dei finanziamenti europei, ma anche il cosiddetto Green Deal, cioè quel grande programma europeo che ha come obiettivo l'impatto climatico zero per il 2050 del continente Europa. Un grande obiettivo tenuto conto dei disastri ambientali e climatici degli ultimi anni. Ed è qui che si inserisce questo festival e questa Fiera delle Foreste. Cioè noi parliamo sì dei macchinari, delle aziende che si occupano di questa importantissima materia prima che il legno, quindi dal momento in cui bisogna tagliarlo, al momento in cui bisogna lavorarlo, trasformarlo in manufatti importanti, fino addirittura all'opera d'arte, perché anche questo è un aspetto importante del legno, riportando anche tanti dati e tante informazioni, anche curiosi sulla cultura del bellunese e comunque del Veneto. Quindi questa è una fiera che si distingue per essere una fiera non solamente del legno e della foresta intesa come attività produttiva, ma è anche una fiera per studiare e per affrontare il tema del cambiamento climatico. Infatti dobbiamo ricordarci che la prima edizione è stata l'anno scorso e l'abbiamo fatta subito dopo Vaia, perché è stato talmente impressionante l'evento Vaia proprio per le terre qui del Bellunese, per le aree dolomitiche, che noi abbiamo detto non può questo evento così importante passare inosservato o dimenticato dopo poco tempo. Dobbiamo riflettere perché l'ambiente è un tema troppo delicato per noi, ma anche per i nostri figli, e quindi dobbiamo puntare ad uno sviluppo assolutamente sostenibile. Quindi questa è una fiera un po' particolare. È una Sì. fiera delle imprese, ma è una fiera anche delle istituzioni, perché sono poi le istituzioni che hanno competenze importanti. Infatti, Gianangelo, scusami, volevo proprio inserirmi e chiederti questo. Ci sono varie istituzioni coinvolte, ovviamente c'è anche Veneto Agricoltura, c'è la Regione, ma soprattutto volevo chiederti per quale motivo, o meglio, il motivo è chiaro, ma spiegaci bene perché si svolge in due sedi, e cioè a Longarone e anche in Cansiglio. Sì, stavo arrivandoci. Allora, noi abbiamo pensato ad un'edizione un po' particolare, perché siamo ancora in emergenza sanitaria, quindi un'edizione che ha il festival, cioè la parte più convegnistica, congressuale, che si tiene a Longarone, e la parte invece delle dimostrazioni delle grandi macchine che operano in montagna, in agricoltura. Per esempio, verrà fatta un esempio di come si costruisce una strada di montagna. Queste verranno fatte in Cansiglio, anche perché il Cansiglio è un luogo ideale per mettere insieme due enti, Regione Veneto e Friuli Venezia Giulia, perché il territorio del Cansiglio è suddiviso fra queste due regioni. Quindi partner importanti sono le due regioni, Veneto Agricoltura, che segue poi anche una parte convegnistica in loco. Segnalo, come stavo per accennare prima, che il giorno venerdì 11, dopo l'inaugurazione alle ore 11, quindi 11 alle 11 è facile da ricordare, saremo in Cansiglio perché alle 14:30 avremo un incontro ad altissimo livello istituzionale. E quindi ci sarà presente le due regioni, Veneto Agricoltura, e poi sarà presente il Ministero delle Risorse Agricole col sottosegretario L'Abbate, e poi avremo la Commissione e il Parlamento Europeo.
Perché? Perché quando noi parliamo del nuovo programma di sviluppo rurale, di tutti i finanziamenti relativi europei, e quando parliamo dei finanziamenti per l'ambiente, quindi il Green Deal, ovviamente parliamo di grandissimi finanziamenti, risorse importanti per il settore ambiente, che sono però, se gestite, programmate e poi gestite, magari anche utilizzando gli stati e le regioni, ma insomma la mamma e il papà sono la Commissione e il Parlamento europeo, e quindi è importante la loro presenza nella tavola rotonda, che sarà proprio nei locali in Cansiglio di Veneto Agricoltura, che è il nostro, diciamo, main partner, come si usa dire. E precisiamo che si svolgerà presso l'Hangar, che si trova proprio nella piana in Cansiglio. Esatto. Chiudiamo, perché abbiamo concluso il nostro tempo a disposizione, però prima volevo chiederti, abbiamo parlato delle istituzioni, però ci sono anche gli imprenditori privati che ci mostreranno come si opera nel bosco. Perché effettivamente ci sono le aziende che sono sul campo, cioè in Cansiglio, e che fanno queste grandi dimostrazioni operative, che credo siano interessanti per tutti, dai cittadini agli operatori, agli stessi rappresentanti delle istituzioni, perché parliamo veramente di lavori importanti e interessanti da vedere operativamente sul campo. Ma poi sia su, ma soprattutto giù a Longarone, abbiamo predisposto dei piccoli stand che servono da una parte per le istituzioni, e quindi c'è la Regione Friuli, il Veneto, Veneto Agricoltura, la Commissione Europea e molti altri rappresentanti del mondo associativo, Confagricoltura, Coldiretti, la CIA, altre associazioni di categoria, ma poi ci saranno anche delle imprese, le imprese cioè che vorranno partecipare proprio a prezzo molto ridotto, perché è un investimento che la Fiera di Longarone fa per il territorio e per il tema dell'ambiente. Avranno degli spazi che verranno dati a costo praticamente gratuito, perché abbiamo anche come sponsor la provincia di Belluno e il comune di Longarone, che sono rappresentati dal sindaco e anche per la provincia Roberto Padrin, che sostengono fortemente questa iniziativa, che è un'iniziativa quindi sia delle istituzioni ma anche delle imprese, cioè la fiera è un punto di incontro e di promozione fra imprese e istituzioni, e fra quello che fanno le imprese e quello che fanno le istituzioni in questo tema importantissimo dell'ambiente. Benissimo, ringraziamo il presidente di Longarone Fiere, il dottor Gianangelo Bellati. Ricordiamo che sia sul sito di Veneto Agricoltura che su quello di Longarone Fiere è riportato il programma dei 3 giorni, ricordiamo, 11, 12 e 13 settembre, Fiera e Festival delle Foreste. Il mondo forestale degli operatori è veramente chiamato a raccolta per questa importante iniziativa. Grazie Presidente, e alla prossima occasione, arrivederci a tutti. Grazie.